Un saluto veramente molto cordiale a tutte le italiane, a tutti gli italiani residenti in Messico. In questo momento mi trovo all'Istituto di Cultura, dove fra un po' celebrerà una nuova edizione del Premio Italia in Messico, e anche questo è un simbolo di un certo ritorno a una quasi normalità che ha caratterizzato un po' la nostra vita quest'anno rispetto allo scorso anno. Devo dire che è stato un anno molto positivo se guardiamo al 2019, un anno che ha visto innanzitutto l'ambasciata tornare al lavoro senza turnazioni al 100%. Un anno che ci ha regalato anche molte soddisfazioni dal punto di vista delle relazioni bilaterali, grazie alla presidenza di un G20 che credo sia stato apprezzato in tutto il mondo. Abbiamo avuto la possibilità di avere numerose visite politiche messicane in Italia, che hanno portato anche a dei momenti di scambio bilaterali a margine delle riunioni del G20. Tanto è vero che oggi stiamo riprogrammando per la prossima primavera la riunione della Commissione binazionale Italia-Messico qui a Città del Messico, con la visita del Ministro degli Esteri, l'onorevole Di Maio, probabilmente accompagnato da una grande delegazione imprenditoriale. Il settore economico-commerciale è anche quello dove più evidente un certo ritorno alla normalità. Secondo le cifre delle nostre esportazioni in Messico dei primi 9 mesi, siamo arrivati quasi anzi abbiamo superato i 4 miliardi e mezzo di dollari. Probabilmente entro la fine dell'anno ritorneremo ai livelli pre-Covid del 2019, chissà, magari superandoli anche. È un anno che ha cambiato un po' l'atmosfera e la nostra visione del futuro. Devo dire che anche in Italia mi sembra che si guardi al futuro con maggiore fiducia. Abbiamo avuto un'estate strepitosa con delle affermazioni in campo sportivo veramente notevoli, la vittoria degli europei di calcio. Un'Olimpiade di Tokyo che ha visto un medagliere italiano veramente straordinario. E questo sentimento di fiducia e di ripartenza, anche grazie al piano di rigenerazione economica dell'Unione Europea, è reale, lo si vede anche nella ripresa delle attività economiche. Tra l'altro, con una serie di affermazioni internazionali abbastanza importanti, anch'esse indicative di un'atmosfera diversa, e di questi giorni la presentazione della candidatura di Roma per ospitare l'esposizione universale del 2030, e anche dell'altro ieri il fatto che l'Ocse ha deciso di affidare all'Italia la presidenza del Consiglio dell'Ocse per il prossimo anno. Qui in Messico, peraltro, abbiamo un nuovo comites appena uscito dalle recenti elezioni. Ricordo che si tratta di uno strumento a disposizione degli italiani che vivono all'estero, e sono sicuro che il nuovo consiglio porterà nuove iniziative interessanti per tutta la collettività italiana. E dunque come dire, con un animo molto più leggero, una visione per il futuro molto più fiduciosa, che ho il piacere di augurare a tutte e a tutti un sereno Natale e uno, spero, splendido e soprattutto sanitariamente tranquillo 2022. Grazie.